Allora, Emilia Belfiore fa parte delle Malmaritate, che è un gruppo che noi produciamo come Narciso Records, un gruppo che non crea profitto perché è un esperimento di musica popolare, ovviamente lo facciamo per il cuore, ma noi ci crediamo tanto al cuore, chiusa questa parentesi. Da un punto di vista imprenditoriale è un fallimento, però da un punto di vista artistico una grande soddisfazione. Dall'altra parte, Claudia De Lagatta già suonava con me, eccellente violoncellista, eccellente violinista. Ci siamo messi insieme, abbiamo fatto questa band. Non lo so se è eccellente questa band, però è una band di amiche. Ci siamo divertite a rivedere il mio repertorio in chiave, diciamo, un po' più classica. Abbiamo registrato il disco in presa diretta, cioè come si faceva una volta. Un, due, tre. Quindi potrebbero esserci molti errori che non siamo riusciti a sistemare. E abbiamo registrato su un nastro, come si faceva una volta. In una location, in un'ambientazione storica per la musica italiana. La mancanza di alcuni brani, hai provato immagino a riproporli in questa chiave in trio con le due tue colleghe. C'è qualche brano che non è riuscito come volevi e per questo che non lo ritroviamo in scaletta? No, in realtà ne avevamo registrati 30 e gli altri sono là registrati belli fermi. Però poi alla fine abbiamo scelto questi perché è dura la democrazia. Alla fine eravamo tutti d'accordo su tutti questi pezzi. Ci sembrava che nell'economia del disco questi fossero più rappresentativi. E poi erano non quelli venuti meglio, quelli non lo so, con più intenzione. Erano Tiravano tutti di fuori meglio forse getto. l'idea di Di quel. getto, abbiamo fatto anche delle scelte a volte anche di brani non venuti proprio perfettamente, perché ci sono delle svizzerate proprio tipo inno della Cina, però le abbiamo lasciate perché c'era il sentimento anche di non è che l'uomo deve essere perfetto come le macchine, l'uomo può essere perfettibile e bella il difetto, non andiamo a correre per finta. Nella musica puoi correggere tutto oggi, puoi correggere le intonazioni, puoi correggere tutto quello che fai lo puoi correggere. E allora forse dobbiamo andare a elogiare i difetti, magari, no? A mettere risalto, perché il difetto è umano, ma forse è la cosa più bella dell'umanità. Infatti tu prima parlavi di imperfezioni, che in realtà forse se ci riflettiamo non sono No, imperfezioni, ci sono, ma mazza, ci sono. sono diciamo la Ma non abbiamo potuto naturalezza. fare niente, perché in presa diretta cosa fai? Pigli il nastro e lo tagli, non puoi fare niente. È la naturalezza e poi anche quello di uno spettacolo dal vivo, Sì, quindi. ovviamente per ogni canzone abbiamo registrato, non so, 20 take. Alcuni sono bastati uno, tipo Buona la prima, altri molti take abbiamo dovuto fare. E con i nastri è molto costosa la cosa. Però ci siamo incaponiti su questa storia del nastro. Ovviamente puoi cancellare e registrare sopra. L'abbiamo fatto all'antica. Sono brani che proprio non uscivano. E poi invece dopo 4 giorni di suonare a Acercasi, a un certo punto c'è stato un momento così per scherzo, abbiamo fatto a Acercasi, quello per sbaglio stava registrando ed è venuta la versione. Fin quando la registravamo pensando di doverla registrare era tutta il compitino, no? Invece è piena di cose, di imperfezioni, però arriva. Poi ci abbiamo messo sopra una cassa, un basso, abbiamo registrato sopra delle cose. Ci siamo divertite anche un po'. Mi piace fermarmi dopo i concerti e parlare con le persone, no? E allora è anche bello che questi temi che tocchiamo poi diventano anche argomento di conversazione, di discussione, direi, tra virgolette. E quindi è un discorso che continua oltre, no? L'allarme è proprio questo, ci stiamo disumanizzando, per cui pensiamo che l'antidoto alla solitudine possa essere un social network nel quale possiamo scegliere quello che ci piace, non ci piace, basta un like, basta. E tutto ciò ci sta diseducando invece alla vita reale, no? Come diceva Umberto Eco, condizione sine qua non affinché l'uomo possa essere felice e che abbia rapporti reali con altre persone, con altri uomini. La polis. La polis che era altro non era considerata che un luogo frequentato dagli uomini, non ammesso a chi? Agli angeli, e nessuno è un angelo, e alle bestie. Vogliamo essere delle bestie? Purtroppo oggi invece io credo si stia assistendo a questa,
a questi capelli, per uno potrebbe essere anche una cosa positiva, per carità, ognuno si fa gli affari propri, però a mio parere anche il fatto che il tempo sia sempre molto poco e allora non si approfondisce mai abbastanza un rapporto, un sentimento, un'elaborazione di un fallimento, l'elaborazione di un lutto, l'elaborazione di una gioia per poter trarre dall'avversità un'opportunità o poter continuare da un'opportunità a trarre altre opportunità. È tutto il tempo di un tweet. Per cui non dando all'uomo così un pane quotidiano che ha sempre, di cui si è sempre cibato, che è la filosofia, cioè l'amore del ragionamento, si costringe questo essere ad assomigliare alle macchine, cioè nel produrre nel più breve tempo possibile tramite degli schemi che consentano la produzione, l'ottimizzazione del tempo per creare profitto, e ciò trasforma l'uomo in una piccola macchina, tanto più diciamo virtuoso è l'uomo quanto più somiglia alla macchina. Invece una volta le macchine erano virtuose se somigliavano all'uomo, invece sta succedendo la cosa contraria. Se questo è l'imperativo categorico, il denaro, quindi in nome del denaro, noi sacrifichiamo anche i nostri figli, sacrifichiamo il nostro pianeta, ci prepariamo a mutarci geneticamente perché il pianeta che stiamo inquinando oggi, domani presenterà altre caratteristiche e sarà difficile per l'uomo poterci vivere. Allora, l'uomo deve combinarsi col DNA del ratto di modo da poter essere in grado di sopravvivere a un'era nucleare, per esempio, causata da noi stessi, ovviamente, perché non possiamo rinunciare al profitto. Spesso mi capita di parlare con le persone e non essere avere la percezione di non essere ascoltata, di non essere registrata proprio tecnicamente. Mi urta moltissimo quando si arriva a delle conclusioni senza approfondimento. Spesso mi trovo a discutere con le persone anche vicine a me perché si arriva a dei giudizi che sono pregiudizi, perché privi di approfondimento su delle questioni, su delle cose. Sai cosa ho scoperto? Che può fare molto la musica, la cultura, l'arte in generale. Oggi in conferenza stampa abbiamo parlato della Francia. Non ci sarebbe motivo per cui un esercito appunto di maestri intellettuali fossero stati ingaggiati, diciamo, per erudire un popolo affinché questo popolo potesse raggiungere l'autodeterminazione, la felicità. È scritto nella Costituzione, quindi attraverso l'arte, attraverso la musica e quant'altro. L'arte e la musica ingentiliscono l'animo, c'è poco da fare, per cui predispongono, diciamo, le sensibilità una certa apertura e questa certa apertura ci porta per esempio davanti a una persona che ha una cultura diversa dalla nostra, una provenienza diversa dalla nostra, a trovare il modo del dialogo anziché dello scontro e della chiusura, no? I famosi muri, le famose chiusure delle frontiere. Noi siamo in un secolo di chiusura di frontiere davanti al diverso, non accettiamo questa cosa, nemico. E io penso invece che ci stiamo avviando verso una società dove c'è il multicomunitarismo, più che multiculturalismo, multicomunitarismo, il superamento del multiculturalismo, dove la diversità è ricchezza. Per cui chi è amante della poesia, dell'arte, della filosofia, per me la filosofia è pure un'arte. È bellissima, l'arte del pensiero, l'amore per il ragionamento, tutto ciò che è amore e arte, accoglie dentro di sé la diversità portata da un cugino che viene da un'altra parte. Federico II di Svevia in Sicilia dimostrò che questa cosa era una cosa vincente. Diverse popolazioni sotto Federico di Svevia convivevano mantenendo le proprie identità e si arricchivano contaminandosi. Scuola poetica siciliana, in un secondo momento divenne scuola poetica toscana. La poetica della lingua italiana è siciliana, di fatto, poi tradotta in volgare toscano, no? Perché c'era questa ricchezza. Oggi forse dovremmo invece che vedere un'insidia, vedere la ricchezza che c'è in questa comunione di popoli.
È l'unica alternativa che abbiamo. Le madri dicevano alle figlie: non ora. Figlie, devi sopportare. Però anche questa è una cosa di ipocrisia. Io oggi sono molto lontana dal concetto di femminismo, ismo, perché secondo me è anacronistico. Oggi bisogna ottenere gli stessi diritti, bisogna lottare usando altre terminologie, perché se no rischiamo di avvitarci. Gli ismi non sono mai positivi. Forse c'è però un ismo che dobbiamo lottare, il maschilismo. Ma non è il maschilismo negli uomini. Quello più insidioso, peggiore, drammatico è il maschilismo nelle donne. Per questo parlo della madre di Tano. Bullismo, ismo. Io sono preoccupata per mio figlio del bullismo. Quando avrà 10 anni, se ci saranno i bambini più grandi, sono degli episodi che succedono spesso. Allora, contro cosa dobbiamo lottare? Secondo me contro una subcultura oggi che non è soltanto contro le donne, è contro il più debole, contro ciò che è considerato più debole. Quindi la subcultura, permettetemi di dire, un po' fascista, che autorizzerebbe il più forte a sovrastare il più debole. Quindi superiamo femminismo e parliamo proprio di umanità. Parliamo proprio di contrastare questa cosa. Se da una parte c'è Tano che è accecato dalla collera, e non solo oggi, pur non avendo il diritto del delitto d'onore, uccide la moglie, ma fa fuori pure i figli, non contento. Perché per sparare ci vogliono forza e coraggio. L'uomo Tano non ha saputo trasformare il suo fallimento per un'opportunità nella sua vita, perché non ha avuto il tempo di pensare, perché ha fatto la cosa che gli è venuta più istintiva. L'uomo Tano è un uomo topo. Ha agito d'impulso, al di là delle leggi, al di là di tutto. Quindi, ancora una volta, legge o non legge, non c'è una legge che disciplina il comportamento degli uomini, c'è la conoscenza che educa gli uomini e che evolve interiormente gli uomini, fa evolvere interiormente gli uomini. Ci sono tante donne che sopportano, ci sono tanti uomini che sopportano oggi. Secondo me il più grande, la più grande violenza che noi riceviamo è quella che riceviamo dalla società in cui viviamo, una società di prestazione. Noi dobbiamo essere sempre in grado di essere in linea con le aspettative che gli altri hanno su di noi, perché così saremo qualcuno, e tutto ci vuole il tempo per fare questo, per dimostrare questo, la prestazione e quant'altro. Non facciamo in tempo ad avere il nuovo telefonino, che già desideriamo l'altro, perché il nuovo telefonino modello 14, capolavoro dell'ingegneria elettronica, è già soggetto all'obsolescenza. E aggiorniamo i telefonini come aggiorniamo le persone, come cambiamo marito, come cambiamo un telefonino. E forse io penso, questo è il mio pensiero, io sono sempre una che viene da San Giovanni a Punta, che è cresciuta col telefono a gettoni, col telefono della SIP, quello lì grigio. Penso che forse questa corsa, quello che noi chiamiamo tenore di vita, forse non sia un traguardo giusto per noi. Per il mio coniglietto Giulio è un traguardo giusto, e il fieno è quello che mangia lei, e per lei va benissimo. Se lo mangio io, forse bene bene non sto. Alcuni topi possono mangiare i cavi elettrici, se li mangio io sto malissimo. Quindi, secondo me, quello che ci stanno dicendo di cui abbiamo bisogno, scusate l'italiano correggiuto, non è ciò di cui realmente abbiamo bisogno. Forse l'uomo, forse, dico io, sono sempre Carmen Conzo di San Giovanni a Punta in provincia di Catania, neanche di Catania, di provincia di Catania. Forse l'uomo ha bisogno di valori extrasociali sui quali i governi non investono, che sono l'amore, la felicità, cioè delle cose che lasciano il tempo necessario all'uomo per vivere, per svolgere le funzioni da uomo nei tempi giusti. Per fare in bicirillo ci vogliono 9 mesi, non ce ne vogliono 3, perché è antieconomico. Purtroppo però per una donna diventa antieconomico avere dei figli. Oggi delle donne, soprattutto, è una cosa che avere dei figli oggi ed essere una lavoratrice, può avere i suoi, diciamo, le sue lato B della medaglia, no? E quindi rimpossessarci dei tempi. È bello prendersi 9 tempi per fare la mamma, è bello fare la mamma, è un lavoro che non ti
toglie niente, non lo vivi come una privazione di qualcos'altro, ma è bello essere mamme ed è una cosa importante essere mamme, non deve essere una privazione di qualcosa. Purtroppo a volte la donna di oggi la vive come una privazione. In realtà il Sud non è vero che non fa niente, non è vero. Mio padre è stato un grandissimo lavoratore, gli operai meridionali che sono andati al nord sono stati dei grandissimi lavoratori. Io poi tra l'altro ho un'esperienza di migrazione al contrario, perché i miei sono veneti, sono andati dal Veneto in Sicilia a investire, perché ci fu un periodo in cui anche la mia assistente di Bolzano, attenzione, la mia assistente di Bolzano è stata assunta in Sicilia e per la grande gioia dei suoi genitori ha trovato l'Eldorado in Sicilia, ha trovato un posto di lavoro in Sicilia, che assistente mia si occupa della mia etichetta indipendente, sta benissimo, adesso ha cambiato residenza, vive ad Aci Castello, però è di Bolzano, quasi tedesco, infatti. E quindi questa è una cosa molto bella. Quindi mio nonno si trasferì in Sicilia, era un imprenditore veneto e fece impresa giù al sud e non andò più via dal sud. Mia madre conobbe mio padre, ecco, mia madre metteva le minigonne, quando ancora in Sicilia non si mettevano le minigonne, era bottana, no scherzo, erano donne del nord, per cui c'erano queste bellissime sorelle, mia madre e sua sorella Loredana, una bellezza, quindi Catania, avevano perso la testa e se li aggiudicò mio padre. Mia madre si aggiudicò, mia mamma era una specie di Claudia Cardinale, era bellissima mia madre. Mio padre si aggiudicò la mamma, la veneta, la Maria Rosa, invece mia zia si sposò con un friulano, era un giocatore di Serie A e giocava nel Catania. E quindi questa è la storia della mia famiglia e il fatto è stato, come osservare, che mio nonno è dovuto tornare a nord, perché non è tanto la capacità dell'imprenditore, forse c'è qualcosa che a noi siciliani ci fa fare tante cose quando siamo fuori dalla Sicilia. Quando siamo in Sicilia incontriamo qualche ostacolo in più, che non è la mafia, è la burocrazia, è tutto un sistema pachidermico. Che... Però a parte tutto ciò, ciò di cui lamentiamo, noi siamo persone che lavorano molto, anzi instancabili, di sabato, domenica, lunedì, non c'è orario. E questa cosa mi piace dirla perché io sono figlia di un lavoratore, di un grande lavoratore e di persone super oneste e mi piace portare questo vessillo della Sicilia che lavora, della Sicilia che però ogni tanto sogna davanti al mare.